Noi abbiamo aspettato in questi giorni di studiare, abbiamo studiato la manovra che è stata consegnata alle Camere, l'abbiamo analizzata e le valutazioni che facciamo, ovviamente che useremo durante la conferenza stampa, ci portano intanto a proclamare una giornata di sciopero generale per il 29 di novembre. Io riprendo tre cose. Una è questa, di fondo. E questa manovra sta dentro alla scelta politica che questo governo ha fatto di presentare un piano strutturale di bilancio all'Europa che vincola il nostro paese a 7 anni di tagli della spesa pubblica. Perché per ridurre il debito pubblico questo governo ha scelto e si è impegnato con l'Europa a ridurre nei prossimi anni la spesa pubblica. E vorrei ricordare che questo governo che fa il sovranista è quello che ha votato le scelte fatte in Europa.